Buongiorno cari amici, oggi è una giornata grigia come tutti i giorni, ormai ci stiamo abituando, no? L'estate, come dicevano i Righeira, sta finendo, ma qua non è neanche iniziata, perciò cosa dire? Aspettiamo giorni migliori, intanto ci becchiamo l'acqua, il freddo, il raffreddore e tutti gli acciacchi che il maltempo porta, però cerchiamo di vedere, come dice il proverbio, il bicchiere mezzo pieno, anche perché quello mezzo vuoto qualcuno se l'è sgranicchiato, se l'ha acchiappato, è sparito, magari era di cristallo. Vabbè, scherzi a parte, io di solito scrivo i pensieri di Canio. Oggi voglio dirlo a voce per video registrato. Oggi il mio pensiero più grande e forse è una delle cose più belle e più giuste da dire, da fare, che il mio pensiero oggi è rivolto a tutte le persone meno fortunate che hanno problemi di vario genere, specialmente i problemi di salute, finanziari, i problemi di personali di qualsiasi genere che fanno stare male e logorano la vita sia sul sistema psicofisico e soprattutto anche del sistema finanziario, perché non si ha tante possibilità per le cure, per il fabbisogno, diciamo, per vivere, il mangiare, il pagarsi le tasse, bollette e tutti gli accessori che la vita purtroppo, diciamo, costa tanto vivere, ma tantissimo. Però cosa dobbiamo dire? In qualche modo dobbiamo vivere, dobbiamo farcela. Permettetemi una battuta che non è riferita a niente e a nessuno, e senza offesa a niente e nessuno. Meglio vivere con tanti problemi che andare a vedere l'insalata dalle parti delle radici. Costa di più. Costa di più. Ci sono veramente dei prezzi sbalorditivi. Uno non si può permettere neanche il lusso, dice boh, basta, sta vita mi ha voltato le spalle. E sono pieno di tanti problemi, il Padre Eterno ha deciso di chiamarmi dall'altra parte. Alt, ferma! Non è facile andare a trovare il Padre Eterno dall'altra parte, un viaggio che costa molto. Allora io dico, in qualsiasi modo sia sta vitaccia, cerchiamo di lottare in tutti i modi, facciamo valere i nostri diritti, diamo una mano a chi ha la sofferenza, anche morale, diamogli una mano. Cerchiamo di far cambiare i sistemi istituzionali riguardo alla sanità, riguardo, diciamo, anche a gente che ha bisogno di essere veramente aiutata, anche nel lato, diciamo, economico, dallo Stato, che è il nostro, diciamo, è il nostro padre, la nostra famiglia, lo Stato. Anche se lo Stato siamo noi, però adesso ci sono state le elezioni, ognuno di noi ha votato secondo coscienza. Ebbene, questi personaggi che sono stati votati e abbiamo dato fiducia, signori politici, nessuno vi vuole male, noi vi vogliamo bene, perché voi rappresentate noi, il popolo sovrano. Fate in modo di aiutare la gente che veramente ha bisogno. Cercate di aprirvi le vostre coscienze, i vostri cuori. Guarda che il sistema di vita precario nella vita, ci sono degli alti e ci sono i bassi. Ognuno si può trovare in situazioni precarie. La vita non fa sconti a nessuno. Perciò voi adesso avete la possibilità di fare qualcosa di buono, di genuino, di sano per la popolazione, specialmente per chi è precario, chi ha sfortuna, chi è meno fortunato di chi
di chi vive una vita cosiddetta normale. Il mio pensiero è: cerchiamo di non fare sempre come i soliti noti che hanno pensato ai cazzi loro, ma non voglio neanche, diciamo, avercela con certa gente. Magari ci sono dietro tante cose che non meglio non andare neanche a guardarle. Però questi sistemi che sono errati e obsoleti e saranno giudicati poi dal Padre Eterno, perché quello che non vuoi che sia fatto a te non lo farà agli altri. Qui non siamo in eterno, qui siamo una facciata di finestra dove ognuno di noi fa il suo viaggio, il suo percorso, ma quei personaggi, quelle persone che a me mi piange il cuore vedere al mercato che vanno a raspare qualcosa per i rifiuti delle cose del mercato per fare una minestra, per mangiarsi un frutto, per poter campare. Ma signori Dio, ma siamo nel 2019. Possibile che sta gente deve andare a raspare nei rifiuti per poter mangiare qualcosa? Ma dai! E poi c'è gente che si abbuffa, si strabuffa e insomma, là, dai! Oppure c'è gente negli ospedali che soffre, che sta male, ha problemi gravi, Anche i signori medici, che io li rispetto e li voglio bene perché loro sono i tutori della nostra salute. Io faccio un appello, veramente, sono sicuro che già lo fate di cuore, di coscienza e di professionalità. Fate in modo che i tempi veramente di attesa per accedere alle cure, sollecitate le strutture, sollecitate chi ha voce in capitolo nei sistemi di comando, fate smaltire molto più in fretta i sistemi di attesa per le cure. Prevenzione vuol dire salute, cura vuol dire salute. Non curarsi vuol dire andare al cimitero, però fate in modo che la gente si possa curare. Metteteci veramente qualche buona parola, che a voi magari ascoltano, lo so che lavorate anche voi in un modo precario, non avete i sistemi tante volte per accedere a fare le cose come voi siete capaci di fare, perché vi mancano i mezzi, non fanno dei finanziamenti a favore anche della sanità. Io sono solidale con voi medici, perché fate il vostro lavoro con coscienza. Quando veniamo da voi mettiamo la nostra vita nelle vostre mani. Aiutateci, ve lo chiedo nel nome di Dio, che c'è tanta sofferenza. Io lo vedo quando vado a trovare delle persone care, amici, parenti negli ospedali, li vedi con quello sguardo assente. Qualcuno ha lo sguardo della speranza, qualcuno gioisce perché è riuscito a risolvere il problema e qualcuno purtroppo non ce l'ha fatta. Non ha colpa nessuno, lo so, perché la malattia a volte è più forte di ogni cura, ma cerchiamo di fare il nostro meglio tutti. Ognuno faccia qualcosa per stare meglio tutti socialmente, anche nel piccolo. A volte basta una parola, un abbraccio, un sorriso, un conforto per fare stare meglio chi soffre, sia in salute che anche moralmente, perché la gente quando è precaria non c'ha il necessario per vivere. Lo so, dirgli la parola e dirgli qualcosa non è che basta riempire la pancia, lo stomaco. Ma se uno già è digiuno e fa fatica a campare, e poi diciamo che si trova pure male, e insomma là è ancora peggio. Perciò vediamo di fare qualcosa di buono tutti assieme, che sono sicuro che si fa, si può fare. Come dice la canzone, si può dare di più e si può fare di più. Ok, perdonate questo monologo
un po', diciamo, il pensiero è andato oltre anche di quello che uno magari si aspettava. Dice, questo ci manda un saluto, poi finisce lì. E insomma, io dico sempre che nella vita tutto ha un senso, ma se diamo voce alla nostra voce, io sono sicuro che veniamo ascoltate e chi comanda è qualcosa la deve fare. Qualcosa viene sollecitata a farlo per il bene comune del popolo sovrano. Buona giornata a tutti. Scusate se mi sono allungato nel monologo, eh? Ciao, ciao, buona giornata. Un abbraccio di cuore a tutti. Ciao.